Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova lezione di italiano. Oggi sarà una lezione utile perché vi insegnerò e vi mostrerò con alcuni esempi come usare lo, ci, ne e si. Questi pronomi molto importanti e molto usati nella lingua italiana. Quindi iniziamo. Uso di lo. Allora, il pronome lo, oltre a essere il terzo pronome maschile singolare, ha anche valore di complemento oggetto. It's also a direct object. Okay. Quando risponde alle domande chi, che cosa. Esempi. Quando iniziano gli esami di maturità quest'anno? Non lo so. Lo is referred to. Che cosa? So what? Lo. Non so quando iniziano gli esami. So, instead of repeat, non so quando iniziano gli esami, we use lo, the pronoun, to avoid to repeat the entire sentence. Infatti, indeed, si riferisce ad un'intera, entire sentence, un'intera frase precedente. Preview sentence. Ok? Secondo esempio. Lo sanno tutti che Paola e Matteo non sono più fidanzati. Lo, che cosa sanno tutti? Lo è riferito a un'intera frase. Tutti sanno che Paola e Matteo non sono più fidanzati. Quello si riferisce ad un'intera frase successiva di the sentence after low. Ok? Uso di ci. Il ci si usa come avverbio di luogo, place, luogo, ed equivale a qui, là. So, here. There. Esempio, c'è da comprare il pane per oggi a pranzo. Chi ci va? It means chi va là? Chi va là? Cioè a comprare il pane? Chi va in negozio a comprare il pane? 2. Con il verbo essere, so when there is the verb to be, si usa in senso generico di esistere, trovarsi. Esempio, le previsioni del tempo dicono che domani ci sarà molto caldo. Domani sarà, ok, un tempo caldo, una giornata calda. 3. Si usa con il valore di pronome dimostrativo. Questo, quello, a ciò, in ciò. So, this, that, as a demonstrative pronoun. Esempio, Marco ha detto che ha studiato, ma io non ci credo. Quel ci, cioè non credo a questo, cioè che Marco ha studiato. Io non credo ci che Marco ha studiato. Ok? We don't repeat the sentence, so we use the pronoun ci. 4. Si usa a volte unito, cioè linked to another pronoun, a un altro pronome. Quindi verbo volerci, tempo, soldi, pazienza. So, we need time, money, patience. Restarci male,
feel sorry. Andarci di mezzo, get between. Capirci qualcosa, understand something. Or figure out. Vederci bene o male, it can be look good, bad, or also to understand, okay? To understand the situation or not understand the situation. Esempio, oggi per comprare una casa ci vogliono molti soldi. Ok, quel ci unito al verbo. Ok, oggi per comprare una casa ci servono molti soldi. 5. Si usa nella lingua parlata di questo tipo. Hai la lista della spesa? Sì, ce l'ho. O-L-L-O, cioè sì, ce la ho. Because it's female and we have ce-L-A, verbo avere. So, I have the grocery list. So, we don't repeat. Sì, ho la lista, hai la lista della spesa? Sì, ho la lista della spesa. Instead, repeating all the sentence, we use this pronoun, ci and ce. Nella lingua parlata si usano molto frasi con c'è, ci sono, c'era, per mettere in evidenza un'informazione nuova. Esempio, ci sono alcuni studenti che vorrebbero sapere le date dell'esame. Ci sono, ok? Uso di ne. Il pronome ne svolge diverse funzioni. Ne has different meanings. 1. Si usa con il valore dell'avverbio di luogo, quindi da qui, di là. Sara è entrata nell'aula dell'esame, ma ne è uscita, cioè è uscita di là, cioè dall'aula, quasi subito. She went out from the room immediately. Okay, Sara entered or came into the room for the exam, but she went out immediately from the room. Instead to repeat the room, the word room, we use the pronoun ne. Ok? Si usa come pronome di terza e sesta persona singolare. So, per femminile e maschile. Quindi terza persona singolare è lei, lui. Sesta persona singolare, loro. Quindi a lei, a lui, di lui, da lui, da lei, di loro, eccetera. Con tuo figlio non sei paziente e ne vedi solo i difetti. Cioè, ne vedi i difetti di lui o vedi i suoi, di lui, difetti. Si usa come pronome dimostrativo di questo, da questo, di ciò, di questa, eccetera. Ho comprato una pizza. Ne vuoi una fetta? Instead repeating, say again, vuoi una fetta di pizza? Ho comprato una pizza, vuoi una fetta di pizza? We use the pronoun ne. So, ho comprato una pizza. Vuoi una fetta ne di pizza? Ne vuoi una fetta? 4. Si usa in varie espressioni e modi di dire di uso comune, come non poterne più, valerne la pena, dirne di tutti i colori. These are also Italian expressions. So, example, la settimana prossima vado al mare perché non ne posso più di questo caldo. Quindi, non posso più, I have enough of this hot weather. So, next week I'll go to the sea because I have enough
of this hot in the city. Uso di si. Il pronome si svolge le seguenti funzioni. Si usa nella terza e sesta persona, so, della coniugazione dei verbi riflessivi e pronominali. Terza persona e sesta persona, so, he, she and they. So, Elisa è fissata con la pulizia personale e si lava, quindi she wash, she cleans herself. Si is reflexive. Si lava in continuazione. Credo che si pentiranno, they repent themselves, di non essere venuti con noi. Si usa in costruzioni impersonali, cioè without the pronoun. So, in questa famiglia si passa. There's no I, you, is impersonal in Italian. But instead in English, we use we or they. Okay, in Italian is impersonal. So, si passa troppo, is a general meaning. Si passa troppo tempo alla TV. Si usa quando c'è valore passivo nella frase. Il pronome ne si usa come avverbio di luogo. Ok, questo era la lezione di oggi. Scrivete nei commenti se avete domande, perché this is quite important and maybe difficult lesson, because there are these four pronouns, Italian pronouns, that in Italian are used a lot, and you need to understand, but the main thing, you need to use them as much as possible. You need to listen to them, recognize in the sentences, and try to use them to be able to speak Italian, or and understand Italian better every day, so you can become fluent. So if you have questions, if you want more examples, if you want I explain in a better way, please comment below, and I'll be very glad to help you. Okay? Come sempre, as always, leave a thumb up and subscribe to this channel, and share this channel with people or your friends that want to improve and learn Italian language. As always, I vi dico grazie per aver seguito la lezione, e noi ci vediamo alla prossima lezione. I'm going to do videos 3 times per week, so Monday, Wednesday and Friday. So my video will be more useful, and vi posso aiutare a imparare italiano con argomenti utili e interessanti. So I'll see you in the next lesson. Ci vediamo nella prossima lezione. Grazie e ciao a tutti e buona giornata.